Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Ci sono due gruppi di questi che possono intervenire nelle vicende umane e in entrambi i casi sono uomini come noi e non molto lontani dal nostro livello. Il primo gruppo è composto da quelli che chiamiamo i morti. Pensiamo a loro come lontani, ma questa è un'illusione. Essi ci sono molto vicini e anche se nella loro nuova vita non possono vederci con i nostri corpi fisici, però possono vedere i nostri corpi astrali e perciò conoscono i nostri sentimenti ed emozioni. Perciò sanno quando siamo in difficoltà e quando abbiamo bisogno di aiuto e a volte succede che siano in grado di aiutarci. In questo caso, quindi, abbiamo un enorme numero di possibili aiutatori che possono intervenire occasionalmente nelle nostre vicende. Occasionalmente, ma non molto spesso, perché i morti sono impegnati continuamente a ritirarsi in se stessi e perciò a passare rapidamente al di là delle cose terrene. E i più evoluti, quelli cioè che sarebbero di maggior aiuto, sono proprio quelli che devono allontanarsi più rapidamente dalla vita terrena. Eppure esistono indubbi casi in cui i morti sono intervenuti nelle vicende umane. In realtà, forse tali casi sono più frequenti di quanto immaginiamo, perché in molti l'aiuto consiste solo nel far apparire nella mente delle persone vive una qualche idea della cui provenienza esse restano inconsapevoli. A volte è necessario, per lo scopo dei morti, mostrarsi ed è solo allora che noi, normalmente così ciechi, diveniamo consapevoli del loro aiuto amorevole. Inoltre, i morti non sempre possono mostrarsi a loro piacimento. Ci possono essere molte occasioni in cui cercano di aiutarci, ma non sono in grado di farlo. E noi non sappiamo niente dei loro tentativi. Alcuni di questi casi sono raccontati nel mio libro dal titolo L'altro lato della morte. Il secondo gruppo di aiutatori consiste di coloro che sono in grado consapevolmente di muoversi sul piano astrale mentre sono in vita. O forse, per meglio dire, quando ancora sono nel corpo fisico. Perché le parole vivo e morto in realtà sono usate in modo ridicolo nel linguaggio comune. Siamo noi, mescolati così come siamo a questa materia fisica, che siamo sepolti nella nebbia buia e malsana della vita terrena, accecati dal velo pesante che ci preclude così tanta luce della gloria che splende intorno a noi. Sicuramente siamo noi morti, non quelli che, avendo abbandonato per il momento il fardello della carne, si stagliano in mezzo a noi splendenti, gioiosi, forti, tanto più liberi e capaci di quanto lo siamo noi. Coloro che, mentre ancora nel mondo fisico, hanno imparato ad usare i loro corpi astrali, e in alcuni casi i loro corpi mentali sono abitualmente gli allievi dei grandi adepti citati sopra. Non possono fare lo stesso lavoro dei maestri perché i loro poteri non sono sviluppati, non possono ancora muoversi liberamente su quei piani elevati in cui egli può produrre tali magnifici risultati, ma possono fare qualcosa sui piani più bassi e sono grati di servire in qualunque modo sia giudicato migliore per loro
e di assolvere quei compiti che rientrino nei loro poteri. Perciò a volte accade che essi vedano alcune sofferenze o difficoltà umane che sono in grado di alleviare e con gioia cerchino di fare quel che possono. Sono spesso in grado di aiutare sia i vivi che i morti, ma si deve sempre ricordare che essi lavorano con dei limiti. Quando un tale potere e un tale addestramento sono concessi ad un uomo, ciò avviene con alcune restrizioni. Egli non deve mai usarli per se stesso, né mostrarli per soddisfare curiosità altrui, né impiegarli per impicciarsi negli affari altrui, né per offrire quelli che nelle sedute spiritiche vengono chiamati test, cioè a dire non deve mai fare niente che possa essere considerato una prova sul piano fisico. Potrebbe farlo nel caso scegliesse di portare un messaggio ad un morto, ma sarebbe fuori del suo potere riportare indietro una risposta dal morto al vivente, a meno che non ci siano istruzioni dirette del maestro. Perciò l'insieme degli aiutatori invisibili non forma un ufficio investigativo né un ufficio informazioni del piano astrale, ma semplicemente svolge il lavoro che gli viene assegnato o che comunque gli giunge. Vediamo come un uomo sia capace di svolgere tale lavoro e fornire l'aiuto che abbiamo detto, in modo che possiamo capire quali siano i limiti di questo potere e vedere come noi stessi anche possiamo operare in tal senso. Prima dobbiamo pensare a come un uomo abbandoni il suo corpo fisico durante il sonno. Egli lascia il corpo fisico perché possa riposare completamente, ma egli stesso, l'anima, non necessita di riposo, perché questa non sente la fatica. È solo il corpo fisico che si stanca. Quando parliamo di stanchezza mentale, questo in realtà confonde, perché è il cervello che si stanca e non la mente. Quindi, nel sonno, l'uomo sta semplicemente usando il suo corpo astrale invece di quello fisico. Ed è solo quel corpo che sta dormendo, non l'uomo. Se esaminiamo un uomo primitivo con una visione chiaroveggente, in realtà probabilmente lo troveremo addormentato quasi come il suo corpo fisico, poiché la sua consapevolezza astrale è molto scarsa. Egli è incapace di allontanarsi dalle immediate vicinanze del corpo fisico addormentato e, se tentassimo di attrarlo lontano, egli si sveglierebbe terrorizzato. Se esaminiamo un uomo più evoluto, per esempio uno di noi, troveremmo una gran differenza. In questo caso, l'uomo, nel suo corpo astrale, non è affatto inconsapevole, ma pensa attivamente. Ciò nonostante, egli si rende conto di ciò che ha attorno poco più di quanto accada al primitivo, anche se non per la stessa ragione. Il primitivo è incapace di vedere. L'evoluto è così avvolto dai suoi pensieri che non vede, anche se potrebbe. Ha dietro di sé l'abitudine di una lunga serie di vite in cui le facoltà astrali non sono state usate, perché queste facoltà sono cresciute gradualmente
come dentro un guscio, così come un pulcino cresce dentro un uovo. Il guscio è composto della gran massa di pensieri egoistici nei quali l'uomo comune è sepolto senza speranza. Di qualunque tipo possano essere stati principalmente i pensieri che occupavano la sua mente nel giorno appena trascorso, in genere egli li prosegue mentre dorme e perciò è circondato da un muro così denso, costruito da se stesso, che in pratica non conosce nulla di ciò che accade attorno a lui. Occasionalmente, qualche impatto violento dall'esterno o alcuni violenti desideri che provengono dal suo interno possono strappare momentaneamente questa cortina di nebbia e permettergli di ricevere alcune impressioni definite. Ma anche in quel caso la nebbia si richiude rapidamente e il suo sogno continua come prima. Potrebbe essere svegliato, dite voi. Sì, questo può accadergli in quattro modi diversi. Primo, in un futuro piuttosto distante, la lenta ma certa evoluzione umana dissiperà senza dubbio gradualmente la cortina di queste nebbie. Secondo, l'uomo stesso che abbia studiato questo fatto potrà, con sforzi continui e persistenti, schiarire dall'interno la sua nebbia e così gradualmente superare l'inerzia conseguente ad ere di inattività. Può decidere, prima di addormentarsi, di cercare, quando lascia il suo corpo, di svegliarsi e di vedere qualcosa. Questo è un accelerare un processo naturale e non è dannoso se l'uomo in precedenza ha sviluppato buon senso e qualità morali. Se queste sono carenti, purtroppo potrebbe pentirsene, perché avrebbe il doppio rischio di usare male i poteri che potrebbe acquisire e di essere sopraffatto dalla paura in presenza di forze che egli non può né comprendere né controllare. Terzo, a volte è accaduto che qualche incidente o l'uso scriteriato di cerimonie magiche ha allontanato il velo e non sia stato più possibile richiuderlo. In tal caso, l'uomo può ritrovarsi nella terribile condizione, così ben descritta da Madame Blavatsky, nella sua storia Una vita stregata, o da Lord Lytton nel suo importante romanzo Zanoni. Quarto, alcuni amici che conoscono profondamente il soggetto e che lo credono capace di fronteggiare i pericoli del piano astrale e di far là del buon lavoro altruistico, possono agire dall'esterno sulla sua nuvola guscio e gradualmente innalzarlo alle sue più alte possibilità. Ma costoro non faranno mai questo, a meno che non siano profondamente sicuri di lui, del suo coraggio, della sua devozione e del suo possesso di qualità necessarie per un buon lavoro. Se sotto questi aspetti egli dovesse venir giudicato soddisfacente, può essere invitato e abilitato ad unirsi al gruppo degli aiutatori. Adesso, per quanto riguarda il lavoro che possono fare tali aiutatori, ne ho parlato ampiamente nel libretto che ho scritto, intitolato Aiutatori invisibili. Perciò non ne parlerò adesso, ma piuttosto vi darò qualche idea sommaria dei diversi tipi di lavoro che vengono svolti abitualmente.
Naturalmente questo lavoro è di diversi tipi e la maggior parte non sono sul piano fisico. Forse il modo migliore di classificarlo è dividerlo in lavoro con i vivi e in lavoro con i morti. Il dare conforto e consolazione nella tristezza o nella malattia ci appare subito come un compito piuttosto facile e ognuno può sempre svolgerlo senza alcun addestramento. Spesso vengono fatti sforzi per sedare discordie, per effettuare una riconciliazione fra coloro che sono stati separati per molto tempo a causa di differenza di opinioni o di interessi. A volte è stato possibile mettere in guardia qualcuno contro qualche grande pericolo che lo minacciava e perciò evitare un incidente. Ci sono stati casi in cui ciò è stato fatto proprio sul piano fisico, anche se generalmente è contro pericoli morali che simili avvertimenti vengono dati. Occasionalmente è stato permesso di offrire un avvertimento solenne a qualcuno che stava conducendo una vita immorale, aiutandolo così a tornare sul sentiero della rettitudine. Se l'aiutatore viene a conoscenza per caso di un periodo particolarmente difficile per un amico, si prodigherà per sostenerlo, confortarlo. Durante le grandi catastrofi, anche, c'è spesso molto che può essere fatto da coloro il cui lavoro è invisibile ai più. A volte può essere permesso di salvare un paio di persone. E infatti capita di udire di salvataggi miracolosi durante le catastrofi. Ma questo avviene solo quando, tra coloro che sono in pericolo, c'è qualcuno che non deve morire in quel modo. Qualcuno che non ha, con la legge divina, un debito che debba essere pagato in tal modo. Nella grande maggioranza dei casi, tutto ciò che può essere fatto è infondere forza e coraggio per fronteggiare ciò che sta accadendo e poi andare incontro alle anime via via che arrivano sul piano astrale, dar loro il benvenuto e assisterle.